A Pescasseroli si è tenuta il 24 e il 25 luglio la 15ª edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce. A seguito dei lavori di circa 30 giurie popolari con centinaia di giurati coinvolti, soprattutto studenti abruzzesi, la giuria istituzionale presieduta da Dacia Maraini ha premiato il professor Walter Barberis per il saggio Storia senza perdono e la scrittrice Silvia Ballestra che si è aggiudicata il premio narrativa con il romanzo La nuova stagione. Premio di letteratura giornalistica a Il coraggio e l'amore di Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo, che hanno raccontato al pubblico la vicenda di Stefano Cucchi. Il premio alla memoria al filosofo Remo Bodei, scomparso lo scorso novembre, è stato consegnato ai suoi familiari. Agli eventi del premio Croce, trasmesso su Radio Parco, hanno preso parte ospiti istituzionali, tra cui il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e illustri relatori come il professor Francesco Sabatini, che ha donato un ritratto di Croce al comune di Pescasseroli.